anche se la pelosa si dice che scompare, fin adesso hanno attuato delle misure. Scompare, infatti credo che il prossimo anno la chiudono e per cercare di vedere se riesce a recuperare un po' di sabbia perché... Ma lei crede che sia colpa dell'uomo oppure che sia... Sì, è colpa dell'uomo, anche perché quando eravamo noi i primi tempi eravamo da soli, praticamente da Avellino c'era quasi nessuno. Poi io con Soromani e Bellugi avevamo fatto una scuola calcio qui. Proprio qui? Qui, che abbiamo fatto anche il campo a 7 per fare allenamenti così. E alla sera alle 7:30 andavamo tutti alla Pelosa a fare altre partite. Ci divertevamo sulla spiaggia. E non c'era nessuno. Cioè hai giocato a pallone sulla spiaggia. Si dice che lei palleggiasse in spiaggia, vero? Sì, in questo sì, senso. No, poi io lì fra gli altri due, Bellugi e Sormani sono stati... Sormani soprattutto credo che sia stato il più grande allenatore di settore giovanile, perché aveva una tecnica, una bravura, una capacità. Noi del calcio vediamo naturalmente la superficie, sì, i più esperti seguono gli allenamenti. Tutti la vita privata, qui a Stintino è un po' diverso, cioè non c'è proprio quel morboso desiderio di conoscere la vita privata della gente. No, ognuno vive per sé, cioè anche perché... Lei è un personaggio famoso, ma si è mai trovato, diciamo, disturbato? No, anche perché dire che uno ti disturba perché ti viene a fare una foto o cosa è da deficiente. Ecco appunto. Io adesso purtroppo devo andarli a cercare perché... No, invece ho molte soddisfazioni perché ancora adesso... No, si ricordano la cosa. Si ricordano, fanno, e questo mi fa molto piacere, vuol dire che tanti danni non l'ho fatto. Però, no, qui i personaggi, sono venuti tanti personaggi, beh, nel calcio tantissimi, nel tennis, i Panatta, i Borg, i Newcomb e i giocatori di calcio altrettanti, famosissimi. Una volta c'erano molti giocatori come è sempre stato Porto Rotondo, Porto Serra, sì. Adesso un po' meno, anche perché qui sinceramente offre molto meno. Dal punto di vista dei divertimenti? Perché ho visto dal punto di vista ricettivo alberghiero non c'è nulla che si possa dire. No, l'albergo è stupendo, sono degli alberghi carinissimi, dei bellissimi ristoranti, un paesino simpatico, a me piace tantissimo, ma fai una vita abbastanza tranquilla. E poi la cosa positiva è che io non ho figli, però avevo qui nipoti e qui tutte, la maggior parte delle famiglie sono e vengono. I figli, poi vengono i figli di figli e le generazioni sono sempre quelle. Ci si conosce tutti, del resto stamattina al bar La Piazzetta, quando abbiamo chiesto, sappiamo che lei ha un suo tavolino, ha un posto, un parcheggio, diciamo, tra virgolette privato, davanti al bar. Cioè, queste sono cose che fanno piacere, ma ti testimoniano anche che c'è un turismo, come dire, elitario, un po'... Sì, no. Il turismo adesso è il turismo un po' così... tra virgolette discreto non esiste, così vai alla Pelosa, adesso quest'anno un po' meno, però fino all'anno scorso era impensabile andarci, era strapieno. Stamane alle 8:30 era già pieno. E che adesso è vietato di fumare, è vietato di mettere le sue mani per terra, cioè ha privato di certe cose che allora tanta gente non viene perché... Non è più queste, chiamiamole comodità fra virgolette, però io sono sempre stato innamorato di questo posto. E... I Moratti lo hanno lasciato, poi riparlato, ho visto delle interviste con Di Moratti che diceva che aveva nostalgia qualche anno fa della Pelosa e di Stintino. Avete mai fatto una rimpatriata, qualcosa di simile? No. No, qui no, perché a parte che purtroppo i vecchi, certo, sono andati, i giovani hanno altre. Perché qui veniva fissa la signora Moratti, la moglie di Angelo, che c'era una barca, insomma, chiamavano la barca, io chiamerei una mezza nave, e la lasciava proprio davanti alla Pelosa. Praticamente era un albergo galleggiante e noi la mattina partivamo in gruppo e andavamo su, stavamo su tutto il giorno, poi tornavamo all'albergo
e lei era fissa qui, venivano giù la Labbè di Moratti, Gianmarco poco perché lui era un amante delle barche e allora sempre in giro in barca. Massimo anche lui non tantissimo all'inizio, sì, con delle ragioni, ma chi veniva quasi sempre era Labbè di Moratti. E poi ogni tanto arrivava Angelo, qualche compleanno della moglie, insomma. Poi anche i suoi colleghi di Inter, so che sono stati qua, sì, diciamo. Beh, qui, dunque, Suarez è arrivato fino dopo. Fino a due anni fa c'era anche Suarez che c'era a casa, adesso ha qualche problemino, non viene più. Poi c'era Fisso, c'era a casa Burnic, c'era che è Bellugi, poi c'era Agostinelli, altri giocatori. E anche nei momenti di vacanza vi vedevate, di cosa parlavate? Della vecchia grande Inter? C'era oppure Bellugi, non parlavamo mai perché parlava solo lui, simpaticissimo e teneva veramente. Poi avevamo dei gruppi di 20-25 persone tutte le sere sul Campo Falcone, c'era un ristorante con la discoteca sotto e lì andavamo tutti a mangiare a tavolata lunghissima. E poi andavamo giù in discoteca e la serata era questa, tutte le sere. Era diverso rispetto al stile billionaire? Che ha... Sì, beh, altre cose. Diciamo, il nostro era più che altro familiare, anche se c'era qualche personaggio importante. Era una cosa un po' familiare, eravamo tutti lì. Quindi Stintino inizia e finisce con i Moratti, si potrebbe dire. Sì, secondo me sì. E per quanto riguarda la gente che passa, che incontra, che vive la spiaggia, vive Stintino oggi, lei vede più escursionisti di un giorno solo o...? Beh, lì era Peloso sicuramente. Invece poi lì era Gabbiano, che è un po' dove si va tutti, soprattutto i vecchi che venivano qui da tanti anni. E ci si conosce un po' tutti, non c'è niente. Invece Mordi, cioè, vieni da Peloso, sta lì fino alle 6, alle 7, poi vanno, ci sono tantissimi, però è tutto la Pelosa. Non entrano neppure a Stintino, diciamo così. Ma no, infatti vanno direttamente là. Si è parlato anche di maleducazione, lei ha attraversato buoni 50 anni, 60 anni di calcio, sia come calciatore che come allenatore, e anche di rotocalchi, nel senso che ovviamente quando si era un personaggio, no. Come pensa che sia cambiato il mondo della gente che fa il tifo e della gente che poi trova in spiaggia, cioè il mondo della gente comune per i quali voi siete i VIP? La gente comune in spiaggia non c'è tanta differenza, perché ognuno fa quello che vuole, non c'è. Invece il fatto del tifo è cambiato completamente. Tifo è diventato molto maleducato, poi con tutti questi gruppi di personaggi che girano, che combinano delle cose assurde. Una volta tifo era più divertente, cioè c'era lo sfottò e finiva lì il discorso. Per esempio, quando si parla Inter, Juve e Milan, a me il tifoso del Milan, cioè non ha mai avuto un insultato. Sì, alla fine della partita c'era il sfottò per quel motivo, le casse da morto, quelle stupidate che si faceva ai tempi. Adesso invece è pesante. Rischi di venire fuori dallo stadio, infatti le famiglie adesso cominciano a tornare un pochino, però c'è stato un periodo che veramente portare i figli allo stadio era un problema. Insomma,